Buongiorno Italia, oggi è martedì 26 febbraio e la chiesa celebra Sant'Alessandro, ma attenzione, non è il mio onomastico, Sant'Alessandro è il patriarca di Alessandria d'Egitto. Se conoscete qualcuno che si chiama Alessandro, chiedetegli se per caso oggi è il suo onomastico oppure è quello del 26 agosto, come appunto il giorno in cui lo festeggio io. Ma comunque, se dice che oggi è il suo onomastico, fategli gli auguri. Il 26 febbraio 1846 nasceva il colonnello William Cody, passato alla storia col nome di Buffalo Bill, uno degli eroi dell'epopea del West nella seconda metà dell'Ottocento. L'America delle praterie, l'America dei bisonti, degli indiani, dei cowboy che hanno ispirato un gigantesco filone cinematografico, i cosiddetti western. Una curiosità, alla fine della sua carriera Buffalo Bill mise in piedi uno spettacolo circense, un circo dove insieme a prove di abilità venivano rievocate le gloriose geste degli eroi del West. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento il circo di Buffalo Bill divenne un'attrazione mondiale e durante il tour italiano venne anche in Italia. L'8 marzo del 1890 a Roma ci fu una sfida a domare un puletro tra i cowboy americani e una rappresentanza dei nostri butteri di Cisterna Latina. Sapete chi ha vinto? Pensate un po', vinsero i butteri. Bene, oggi voglio fare gli auguri ad alcuni miei amici di Facebook che appunto oggi compiono gli anni. Auguri a Marco Liuzzo, ad Alberto Vida, a Giussi Scartozzi, a Valeria e a Valeria Bandino. Infine vi segnalo che oggi, 26 febbraio, la Facoltà di Economia dell'Università Sapienza di Roma organizza il primo Open Day, una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle scuole medie superiori. E il prossimo appuntamento è previsto per il mese di aprile. È importante partecipare perché vi dà, certamente, può dare ai ragazzi un orientamento sul loro futuro di studenti. Noi oggi invece ci vediamo più tardi per i nostri menù a basso costo. È martedì